Ecco perché lui è vivo tra noi 100 anni dopo. Aveva 37 anni quella sera del 23 di agosto, quando con un amico cammina tra la chiesa e una via lì di Argenta, e lì all'angolo arrivano quei due che avevano incrociato lì a un bar, seduti con dei bastoni con dentro l'anima di ferro, di acciaio, non lo so, che se ti tocca infatti da carriere così, e lo hanno colpito. Il suo compagno ricorda che stavano parlando di come mettere in piedi una cooperativa per la trasformazione del pomodoro per fare la conserva. Capite la differenza tra i discorsi della vita e i discorsi della morte? Non diciamo che non capiamo, che tutto è confuso, no, è tutto chiarissimo, solo che dobbiamo assumere quello che persone come Don Mizzoni hanno assunto dentro la loro vita, nel loro animo, come la responsabilità di fronte a quello che stava accadendo. E vorrei arrivare a dirvi perché è importante che noi conosciamo, che noi facciamo nostro, che noi condividiamo questa storia, perché dopo, anzi adesso, tocca a noi vedere come ci dobbiamo comportare. E dopo di lui, come sapete, in quei mesi, era solo l'inizio del fascismo quello lì, siamo nell'agosto del 23, in quei mesi altri vengono naturalmente uccisi, perché il fascismo si rivela subito con dei manipoli di violenti, naturalmente pagati, organizzati dai potenti, da quei pochi che decidono sui molti, sempre, sempre la stessa cosa naturalmente. Dopo di lui Giacomo Matteotti e molti, molti altri. Questo è stato il regime fascista che lui ha visto all'inizio e l'ha riconosciuto. E non si è mica tanto spaventato, ha capito che lui poteva contrastarlo, nel senso che lui aveva un'altra visione. I fascisti dicevano e volevano insegnare ai giovani a credere, obbedire, combattere, tutte quelle robe lì, naturalmente non pensare, fai quello che ti diciamo, ti mandiamo a combattere, tutti gli slogan, tutte queste cose. E soprattutto c'era un principio con delle parole veramente brutte, ma era quello: me ne frego. Don Milani un po' di anni dopo avrebbe detto in inglese, perché capite, il mondo cammina, ecco, I care, me ne occupo, mi preoccupo. È un altro modo di vedere la vita. E come fai a misurarti con gli avversari che hanno un altro impianto? Non lo fai in maniera violenta, lo fai esattamente in coerenza non violenta, e quindi con tutta l'attività educativa e sociale che lui ha messo in piedi, lui e altri. Ragazzi, la partita è tutta lì, poi si vede chi ce la fa, chi vince. E naturalmente noi abbiamo passato un ventennio di cui vergognarci per tutta la storia che verrà. E dopo la sua uccisione, mi sembra, magari Don Francesco lo sa meglio, credo che il parroco successivo ad Argenta fosse un po' più allineato col fascismo. Ragazzi, succede di tutto. Passano 20 anni, di Don Mizzoni non si parla, salvo che tutti gli anni, il 23 di agosto, un gruppo di gente di Argenta gli vuole bene. Adesso lui è lì nella chiesa, sepolto lì. Sono andata anch'io in quel bel 23 di agosto che abbiamo passato di recente. E cominciano poi a fare il processo, naturalmente, poi finisce con l'amnistia, quindi no,
ne parla più. Il Giuseppe Donati nel primo anniversario quello del Partito Popolare dice: lui è morto perché è testimone dei nostri ideali. Il silenzio del ventennio. E poi dopo la guerra, Benigno Zaccagnini, parlamentare, siamo credo intorno agli anni 60, comincia a sentire che la democrazia italiana appena nata ha bisogno di alimento, ha bisogno di valori, ha bisogno di idealità, e ritrova Don Minzoni e lo tira fuori e fanno la lapide nella piazza Ravenna e poi i convegni. Ma Don Minzoni, dovete sapere che a me risulta, credo che sia vero, insomma l'ho letto, che è uno dei nomi più frequenti nella toponomastica italiana. Piazze e strade dappertutto, anche al sud. Vuol dire che il messaggio è chiaro. Zaccagnini, mi sembra, perché sapete meglio voi, da ragazzo si può dire andava ad ascoltare le prediche di Don Minzoni, credo quando magari veniva a Ravenna, insomma, e ci andava insieme con un amico che diventerà famoso insieme a lui, Bulov, dopo diventerà, cioè Arrigo Boldrini, un suo compagno di altra idea politica, comunista, e tuttavia si sono trovati insieme a lottare per la stessa idea di libertà e quindi sono stati partigiani insieme. E questa è un'altra bellissima storia. Questo significa che nasce appunto anche da Don Minzoni, cioè ragazzi non c'è niente che accada di quello che voi fate o di quello che fanno intorno a voi che non abbia un'influenza anche su altri, anche sul futuro. Io non so, ma storie come queste, perlomeno per quello che noi conosciamo e abbiamo vissuto della storia degli ultimi 70-80 anni, dalla resistenza al fascismo fino alla democrazia, come l'abbiamo vissuta, noi sentiamo che ci sono dei fili che si tengono e la vita di tutti sta meglio se c'è una consapevolezza diffusa, che viene dalla formazione, che viene dallo studio, che viene anche da una vita interiore, poi te la coltivi come vuoi, ma una vita interiore che noi chiamiamo con le parole che abbiamo a disposizione, cioè una spiritualità. Non si può fare politica senza spiritualità, perché se no c'è soltanto la contrattazione sugli interessi. Tu hai bisogno di avere uno sguardo su quello che accade, sui grandi fatti dell'economia, della vita sociale, degli sconvolgimenti. Tu devi avere un terreno solido su cui metti i piedi all'asciutto per guardare quello che sta succedendo senza esserne travolto. E tu lo puoi guardare se hai la libertà del tuo spirito, cioè se ti fai delle domande, se hai un pensiero critico. Io penso che gli scout questa roba la facciano, insomma, un po' in qualche modo. È questo che noi impariamo anche 100 anni dopo la vicenda di Don Minzoni. C'è bisogno di valori, di testimoni. Vorrei dire che Don Minzoni è molto vostro, perché è di qua, perché è della Romagna, ma poi, come vedete, è universale. Un sacerdote, mi sembra che il cardinal Tonini, che era poi il suo vescovo, il vescovo di Ravenna per un po', ha fatto credo il 60° dalla uccisione, e ha parlato di lui molto bene e ha usato parole un po' strane. Dice: guardiamo alla terra incognita che era Don Minzoni. Cioè dentro di lui c'è qualcosa da esplorare che va oltre le cose che ha fatto, ma i significati, le motivazioni che aveva, che poi vengono fuori molto bene dai suoi diari, dal diario e dalle parole che abbiamo sentito. Il suo maestro era Gesù.
allora si capisce che le parole che lui scrive sono parole molto forti. Per esempio, la religione non ammette servilismo, ma il martirio. Probabilmente sentiva quale poteva essere l'esito, il destino di una vita legata a Cristo come lui la sentiva. Lui ha messo assieme Vangelo e storia, fede e vita. Non è mica semplice, perché in mezzo ci sono tutti i pensieri, gli studi, le politiche, i partiti, se volete. Allora dopo uno ci sta attento, deve capire qual è la cosa essenziale, quali sono invece le cose che possono anche essere lasciate secondarie. Ma per esempio nell'idea della polis, della politica, c'è che tutti possiamo essere diversi, puoi avere anche opinioni differenti, ma la cosa fondamentale è avere il legame comune della comunità. Lui passava, pare, per le strade lì di Argenta, vedeva la porta aperta del circolo dei socialisti, dove c'erano molti giovani, molta gente, tutti infervorati sulle idee socialiste, eccetera. C'era Marx, lui dice: non c'è Cristo, vorrei che ci fosse San Paolo lì dentro. Ma lui li guardava in modo aperto e sognava di poter avere un rapporto con loro, non dei nemici. Voi capite che tutti quelli che stanno facendo la guerra, anche le più recenti, avrebbero bisogno di capire, di imparare, di dirsi che l'impresa più grande non è combattersi e vincere, ma l'impresa più grande è quella di convivere insieme essendo diversi. Troverete il modo, ma tra l'altro si sta anche meglio tutti. Il suo messaggio oggi è quindi molto forte. Quando si dice Vangelo e storia, ragazzi, vuol dire prendere sul serio il Vangelo e prendere sul serio la storia. E quindi imparate a capire cosa sta succedendo. Poi oggi c'è una parte di cultura, di comunicazione, di tecnologia, di intelligenza artificiale, non so come dirla, che spaventa perfino, tanto è enorme davanti a noi il potere di strumenti che possono cancellare la verità, per esempio, e farvi credere le famose fake news, di lavoro lì, cioè che sono menzogne che ti vengono passate, perfino strumenti miseri della politica quotidiana, gli strumenti della comunicazione, la televisione, sono, ragazzi, delle cose che sono usati, i sondaggi, tutte queste cose. Per esempio gli inquinamenti sulle elezioni, cioè noi siamo dentro un mondo che ha di queste cose. E allora è molto importante sapere che tu hai semplicemente la verità da cercare, da perseguire, e quindi c'è bisogno sempre di più di essere persone formate. Don Minzoni ci dice una cosa fondamentale, che l'educazione e la cultura, io credo che siano gli strumenti più formidabili per opporsi alla violenza e a tutto quello che è legato alla violenza. E quindi se dovessimo dire quale scelta facciamo come comunità oggi, di territorio, di paese, di Europa, prima scelta è quella di educare, istruire, formare i giovani. Non c'è ombra di dubbio. È avvenuto lì lo scontro col fascismo, perché è l'arma più potente di resistenza quella. Sono le teste, sono le scelte e la formazione delle persone. La cultura, allora voleva dire mettere in piedi la biblioteca circolante, voleva dire fare il doposcuola. Io sto lavorando a Casa Cervi, nel Reggiano, i sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti nel dicembre del 43. Tra le prime cose che facevano erano le biblioteche circolanti, portavano i libri ai contadini, alla povera gente, i libri. Perché è
questa è la cosa fondamentale. E parecchi decenni dopo, e fate bene a collegarmi con Don Milani, dentro una società con tutti i suoi problemi di lavoro eccetera, la cosa fondamentale che un altro prete ha detto, e ha detto a voce molto alta, la cosa fondamentale è la parola. Se le persone non hanno la parola non sono niente. Vorrei dirvi due ultime cose. Lui ha visto nascere il fascismo, lo ha riconosciuto. Il fascismo è morte, anche i loro simboli erano quella roba lì. Il fascismo è dolore. Si capiva già tutto e lui aveva senso critico e coraggio. Prima dell'avvento del fascismo, finita appena la guerra, lui mi sembra va a Milano per non so quale ragione legata alla sua partecipazione durante la guerra, e vede in un teatro un raduno fascista con Mussolini e usa un'espressione molto chiara: l'entusiasmo puzzava di maschera. Sapete che a me ha fatto venire in mente un'espressione di Giuseppe Dossetti, il quale nel 1990, il monaco e politico, nel 1994, se ricordate, con la discesa in campo, insomma, con la Costituzione a rischio, riprende a parlare, lui che faceva il monaco a Monteveglio, e in un incontro con i sacerdoti della diocesi di Pordenone, dice delle cose molto, molto importanti. Una è questa: dice un suo ricordo di quando era ragazzo a Cavriago, che andava a piedi da Cavriago a Reggio a scuola, e vide la marcia su Roma e la descrive così: ebbi subito l'impressione di una grande farsa, di una grande teatralità. Pensate che Don Minzoni riconosce, puzzava come la maschera, cioè la falsità. Capite cosa vuol dire scegliere le cose autentiche? Cioè tu capisci subito di che cosa si tratta, perché hai l'antidoto, perché tu abiti altri pensieri, quello che umanamente si può dire il valore umano, perché alla fine, ragazzi, la differenza di fondo è tra l'umanità e la disumanità. E allora capisce che quando si riconosce il duello sfolgorante tra il bene e il male, che sei lì in mezzo, allora lui usa quella parola di attraversare il Rubicone, come è successo quando bisogna passare la frontiera, cioè prendere posizione, prendere l'impegno. Vorrei concludere. Come pensate di accompagnare, ragazzi, il cammino adesso verso la beatificazione? Non lasciatelo lì ai convegni degli storici, se ci saranno, alla Chiesa che fa tutto il suo traffico per vedere se è santo o no. No, credo che sia molto interessante invece l'accompagnamento corale, culturale, vostro, ripeto, perché è vostro soprattutto, con la conoscenza e con l'impegno sociale. Su che cosa? Scegliete voi, ce ne c'è un'infinità di cose. Sui giovani, sui migranti, abbiamo oggi da sviluppare un impegno sociale in molti modi. Vorrei anche dirvi, c'è un grande tema che è quello della democrazia, che è molto connesso con la visione che aveva Don Giovanni Minzoni. Cioè, la democrazia sono i più che governano, non i pochi, come nella piazza di Atene di 2500 anni fa diceva Pericle al suo gruppetto. Era poco più della piazza di Cesena, secondo me, Atene allora. Noi non siamo come i nostri vicini, dove c'erano i tiranni.
La nostra Costituzione si chiama democrazia perché decidono i più e tutti sono uguali davanti alla legge, 2500 anni fa. Una grande carissima amica, Tina Anselmi, solo qualche anno fa diceva: la nostra storia di italiani ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un bene delicato, fragile, deperibile, una pianta che attecchisce solo in certi terreni precedentemente concimati, e concimati attraverso l'assunzione di responsabilità di tutto un popolo. Ci potrebbe far riflettere sul fatto che la democrazia non è solo libere elezioni, quanto libere. Non è soltanto progresso economico, quale progresso e per chi, è giustizia, è rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne, è tranquillità per i vecchi, è speranza per i figli, è pace. Ragazzi, bisogna occuparsi di questo. In questi giorni il presidente Mattarella ha detto una cosa che dopo i giornali, il giorno dopo la cancellano, e buonanotte, ha detto: il mondo sta peggiorando. L'ho detto incontrando il presidente della Finlandia che era venuto qui. Ma se sta peggiorando, noi dobbiamo semplicemente migliorarlo, eh. Bisogna assolutamente.